Ciao a tutti, bentornati o benvenuti su Viking Games TV. Signori, sì, Diablo 4 ha fatto il botto, ha presentato tantissime cose nuove e ok, non è stato molto lungo quello che ci hanno presentato, ma ci hanno presentato delle cose estremamente interessanti e molto succose su cui andare un attimino ad analizzare e vedere. Innanzitutto traduciamo la pagina in italiano così riusciamo a capirci un po' tutti. Pubblicato il blog di aggiornamento sulla cerimonia di apertura della BlizzCon di 2000 di Diablo 4 del 2000. Allora, new boss leader, faster experience gain, increased item power level, quality of life improvements, che sono cose che sono già arrivate all'interno del gioco con la season of blood, con la patch 1.2.0. con la patch 1.2.1 sono arrivati i pupazzi e la possibilità di azzerare finalmente il quadro dei paragon piuttosto di dei paragon delle eccellenze piuttosto di star lì a togliere uno alla volta, così almeno siamo finalmente contenti tutti da riuscire a farlo, così possiamo creare almeno delle build più variate senza dover star lì ogni volta a 100 punti da togliere con il pulsante ok, ci siamo capiti. Ok signori, ma per andare alle altre informazioni, prima di iniziare lasciate il vostro like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notificazioni, così rimarrete sempre aggiornati con nuove news, informazioni, build e molto altro ancora, e anche le live la mattina, tutti i giorni dalle 8 alle 11, che comunque è in fase di revisione questo orario per vedere di trovare degli orari un attimino più interessanti per tutti quanti. Quindi lasciate anche nei commenti che cosa ne pensate di queste informazioni che vi sto portando e mi raccomando, lasciate nei commenti l'orario che preferite per le live, che così almeno giocheremo assieme se siete disponibili, così almeno terremo una fascia di orario abbastanza decente per tutti quanti. Ora andiamo al video. Come potete vedere è stata disponibilizzata anche, lo so che si vede un po' male, ma purtroppo l'immagine è un po' grezza. Vi possono vedere cosa arriverà con la patch 1.2.2 che arriverà a novembre. Non si capisce bene la data qui, però non si capisce molto bene. Arriveranno gli anelli del Malignant, che sono degli anelli che ti daranno dei poteri particolari, quindi bisognerà effettivamente vedere che cosa fanno, poi se li presentano oggi in live con la parte 2 della BlizzCon, speriamo di sì, così almeno abbiamo delle informazioni molto succose da vedere e da analizzare. Poi la patch 1.2.3 arriverà a dicembre, almeno così abbiamo un margine di tempo per quando potranno arrivare. Arriverà una finestrella per gli enchanting e inoltre arriverà anche una specie di evento chiamato Abattoir of Zir. Inoltre a dicembre abbiamo anche questa bella Midwinter Blight, che arriverà sempre, ma a quanto sembra, il 12 dicembre. Questo è il 5 dicembre e qua non si capisce bene, 7 novembre forse, non si capisce benissimo. Gli eventi holiday, new quest e activities, portando così magari delle daily da fare all'interno del gioco. Interessante come meccanica, perché potrebbe essere che con le daily le endgame siano un pochino più pieni di contenuti da fare. Come potete vedere, l'informazione della nuova season che verrà poi aggiunta a quanto sembra a dicembre, terza stagione, la season 3, introdurrà un tipo complementare, un tipo completamente nuovo di dungeon di sfide settimanali chiamato The Gauntlet, dove i vagabondi potranno competere per la loro classifica di classe contro chiunque nel mondo. Alla fine di ogni settimana i combattenti con il grado più alto avranno il loro nome cementato per sempre nella sala stagionale degli antichi, così almeno sarete riconosciuti per il vostro per la vostra build, per essere bravi e bla 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 bla. Insomma, a chi interessa queste cose sarà molto interessante. Potrei metterci anch'io d'impegno per riuscire a fare questo evento e magari essere tra i primi, chi lo sa. Inoltre avremo un evento che inizierà, come vi dicevo prima, il Midnight Blight, che inizierà il 12 dicembre e durerà 3 settimane, che praticamente farà sì con che il mondo sia ricoperto di neve e probabilmente troveremo un Babbo Natale come demone da sconfiggere, e probabilmente ci darà tanti bei regalini come un bel po' di drop. E come vi dicevo prima, introdurranno gli anelli per la stagione del maligno. Questi anelli ti permetteranno di sfruttare
penso i cuori abbieti, però i poteri della stagione del maligno, o che nel caso tu hai l'anello e poi scegli effettivamente cosa mettere, oppure ogni anello avrà un potere specifico, magari che c'era nella stagione dei Malignant, e vedremo poi che cosa ne verrà fuori. Potrebbe essere interessante questi anelli, sono anelli unici interessantissimi effettivamente, perché di anelli unici belli da usare non ce ne sono tanti. Ecco, ora finalmente dal 5 dicembre arriverà la possibilità di vedere quali affissi sono possibili di trovare prima di spendere il tuo sudato oro. Cosa vuol dire? Come su Diablo 3, quando vai a fare il cambio di una qualche statistica dell'arma, armatura, anello o quello che vuoi, prima puoi cliccare su un punticino di domanda che c'è di fianco, quello apre una finestrella enorme che vi elenca tutto ciò che potete trovare, le percentuali più basse e le percentuali più alte, così da non rischiare di cambiare magari un affisso all'interno dell'arma che effettivamente non vi serva a nulla. Ad esempio, se io magari voglio cambiare il percentuale di danno in più con probabilità di colpo critico, potrebbe essere che non sia possibile scambiare l'uno con l'altra, perché non è previsto all'interno del gioco che tu possa cambiare la percentuale di danno per probabilità di colpo critico. Così, se magari trovi l'arma che ha quella statistica ora come ora e questa cosa magari non la sai, sei lì a cambiare la statistica come se non ci fosse un domani, cercando di trovare quella della probabilità di colpo critico, essendo che non la troverai mai, quindi spenderai sempre costantemente gold per una statistica che non riuscirai mai a trovare. Quindi almeno questo ci permetterà di avere qualcosa di più interessante da poter ottimizzare al meglio le nostre armature, le nostre armi, la nostra classe, permettendoci di fare il maggior danno esponenziale possibile. Tra l'altro, sempre il 5 dicembre inizierà anche a Batoir of Zir, un evento di fine gioco di 6 settimane altamente rigiocabile, pensato per i giocatori che hanno raggiunto il livello 100, finalmente qualcosa dopo il livello 100, perché ora come ora fai elite e deletti il personaggio. Ucciso Uber Duriel e superato tutte le altre sfide che la stagione del sangue ha da offrire, coloro che sopravvivranno otterranno un glifo esemplare costruito con il sangue stesso di Lord Zir, ma attenzione, il mattatoio di Zir inizia con una difficoltà schiacciante e diventa sempre più difficile. Molto interessante questa meccanica, perché potrebbe fare la svolta su Diablo 4, signori. Tutto ciò è reso possibile dal supporto dei nostri giocatori e soprattutto dal tuo feedback. Più e più volte durante la Blizzcon che c'è stata hanno enfatizzato la cosa che il nostro feedback è estremamente importante e che lo stanno ascoltando per riuscire a creare dei giochi sempre migliori, per renderci l'esperienza alquanto più utile, bella e gustosa possibile. Queste informazioni su Diablo 4 sono molto interessanti, lasciate il vostro like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, così rimarrete sempre aggiornati con nuove informazioni, news, build, live e molto altro ancora all'interno del mondo di Diablo 4 e altri giochi che porteremo sul canale. Vi ringrazio ancora, alla prossima, ciao!